Partiamo da un presupposto, nasciamo già tutti nervosi, ma già da quando si è spermatozoi. Non so se avete mai visto i filmati degli spermatozoi quando devono raggiungere. Sono nervosissimi, io la figa, la figa, la figa, la figa, la figa, voglio la figa. E c'è già una battaglia perché devi arrivare primo su 8 milioni. È una battaglia. Ti trovi in una pancia di una sconosciuta, devi stare 9 mesi lì, dici, madonna. Devo stare qua. Non c'è neanche Sky, vabbè. Se fai un parto sereno esci col sorriso, ma subito arriva un'ostetrica che ti gira, ti riempie di schiaffi, acqua fredda. Fallo adesso, ti do un calcio nel culo, vedo che ti mando. L'impatto coi parenti, quando venivano a trovarti, mio zio mi guardava negli occhi, diceva, prendeva il pistolino e diceva, e di chi è? E tirava. E di chi è questo? E tirava. Se è attaccato, è mio. Io ce l'ho ancora lo zio, ogni tanto lo vedo in Porta Venezia, gli prendo il cazzo, glielo tiro fino in piazza. Voglio vedere se ti piace questa roba qua. Traumi! Uno dei primi momenti meravigliosi della mia vita, l'asilo. All'asilo avevo la possibilità di giocare per tutto il giorno con i miei coetanei, sia maschi che femmine, senza che nessuno mi desse fastidio. Avevo i capelli lunghi, mia mamma mi pettinava bene col gel, mi facevo un ciuffo, sembravo Adolf Hitler. Cestino delle merende, dentro 6 panini al cotto, 8 al crudo, 115 mandarini senza nocciolini. I formaggini mio, ve li ricordate? Non riuscivi a aprirli, allora rompevi la stagnola e... Ma ai miei tempi, signori, l'asilo era diverso, perché le maestre non picchiavano i bambini. Poi c'è stato il primo giorno di scuola. Me lo ricordo come se fosse oggi. La mia era una famiglia che non è che navigasse nell'oro. Tutti i bambini avevano lo zaino di Akhtar o di Goldrake. Io avevo quello di Lady Oscar di mia sorella. Mia mamma era una precisa. Il primo giorno si entrava alle 8, ma lei già alle 5 del mattino. Scusa mamma, ma se a scuola si entra alle 8, perché mi svegli alle 5? Stai zitto, bastardo, ti lascio in un campo rom. Vai in bagno, lavati bene, fai la faccia, la mano, la dente, le orecchie e fai la caca. A me alle 5 del mattino la cacca non mi scappava mai, stavo delle mezz'ore a spingere, mi uscivano le vene di Logan di X-Men. Dopo un'ora dicevo vado a prenderla io. Mia mamma aspettava in cucina col latte che lo scaldava sull'Etna, non potevi prendere il bicchiere in mano, ti si scioglievano le falangi delle dita. Si formava una cremina di 1 centimetro, diceva bevi di un colpo che è tardi. Bollente lo buttavi giù, sentivi blu, dicevi mamma adesso mi scappa la cacca. Ormai è tardi e dobbiamo andare a scuola, non sono mai riuscito a cagare a casa mia. Parliamoci chiaro, all'elementare abbiamo imparato delle cose che nella vita normale non usi mai. Io ho ancora dei traumi, certe volte mi sveglio al mattino, alla notte, dico, apro la quadra, chiudo la tonda, XY fratto 2 uguale trix meno trix uguale frax. Ma che cazzo serve? Quando la usi? La graffa, riuscivi a aprirla, non riuscivi mai più a chiuderla. Con la gomma bucavi i fogli per rifare la chiusura della graffa. Ti insegnavano in geografia che il fiume più lungo d'Italia è il Po, tutti i giorni. Quindi, tu conoscevi una, ciao, vuoi fare l'amore? Sì, però sappi che il fiume più lungo d'Italia è il Po. Pi greco per 3,14, che cazzo me ne frega a me? Sono stato in Grecia, neanche loro lo conoscono, sto pi greco. Io vado a prendere mia figlia per portarla a scuola al mattino, c'ha uno zaino. Dico, amore, cosa c'è dentro lo zaino? No, papà, abbiamo educazione fisica, facciamo equitazione, scherma, nuoto. Noi, la pertica, un cazzo di tubo d'acciaio, sai? Scendevi sull'uccello di fuoco, delle vesciche qui andavano via solo con la vicetalamina. Il quadro svedese, sono stato io in Svezia, neanche loro sanno che cazzo è il quadro svedese. Dovevi continuare ad entrare e uscire da questo quadro, perché? In seconda elementare, educazione artistica, musica, signori. Il primo di gennaio su Rai 1 c'è il grande concerto di Vienna di Capodanno in Austria, con 120 tra i migliori musicisti al mondo. Hai mai visto uno suonare sto cazzo di flauto? Non c'è. Ma anche quello che ha fatto il flauto è un bastardo, perché ha detto le prime 6 note le facciamo belle dritte, l'ultima per rompere il cazzo, metti la storta. Al pomeriggio tutti all'oratorio, però se tu a maggio avevi il saggio, dovevi stare chiuso in camera da letto con le tapparelle giù a ripassare. La canzone che abbiamo imparato tutti è questa. Grazie.
Marco, i bambini di adesso sono fortunati. Si vestono come vogliono loro, vanno su Amazon con il carrello, riempiono i colori, le scarpe, fanno quello che vogliono. Noi, i primi 7 anni della nostra vita, siamo stati tutti condizionati ad indossare questi. Lo sporco rimaneva 7-8 mesi nel primo buco. Io andavo a fare la doccia, mi guardavo i piedi e dicevo, cazzo, c'ho 7 dita. Le calze, quelle bianche contenitive di 3 misure inferiori, in modo che la ciccia del polpaccio uscisse dal buco, non ti arrivava sangue al cervello fino alle 4 del pomeriggio. Poi a un certo punto non ce l'ho più. Si arrivava a casa col raffreddore, la mia era una famiglia di Veneti, prima di andare a letto latte e cognac. Tanto latte così, una bottiglia di vecchia Romagna. Arrivavo a scuola al mattino, come sei a Fioldon Canti e Tomare? Se il raffreddore non passava c'era il trauma della notte, perché ti facevano dormire fino a luna. Poi a luna sentivi che si apriva la porta del frigorifero, sentivi, dicevi no. Vicks Vaporur. Ti tiravano sul pigiamino. Mio padre imbeveva le mani in questo unguento, mi massaggiava dal collo fino sotto i coglioncini. Respiravo così bene, tiravo giù l'intonaco di quello di sopra. Sembravo la morte nera di Guerre Stellari. Mentre dormivo sentivo una voce nell'orecchio che mi diceva: e che la forza sia con te. I bambini di adesso non hanno più le malattie, quelle semplici che avevamo noi. Io certe mattine mi svegliavo l'occhio giallo, pieno di croste, pus. Andavo in cucina e dicevo, mamma, cos'è successo all'occhio? Un orzaiolo. E cos'è l'orzaiolo? Un colpo d'aria. E quando l'ho preso? Stanotte. Ma se sono andato a letto che era tutto chiuso, chi è che mi apre apposta la finestra per farmi venire sto cazzo di orzeo? Ma c'è il rimedio della nonna, devi guardare dentro la bottiglia dell'olio per 10 giorni. All'oratorio tutti giocavano a calcio, io con questa cazzo di bottiglia dell'olio sacco. Marco, ai nostri tempi si giocava a calcio nei cortili, con i cappotti facevi le porte, falli, botte della Madonna. Io tornavo a casa con l'occhio nero, mio padre mi faceva l'altro perché dovevo imparare a stare in mezzo alla gente. Dei falli, un giorno sono tornato a casa con la tibia esposta, i tendini fuori a salice piangente, la rotola in mano, mi amma in cucina e io, mamma, secondo te dobbiamo andare in pronto soccorso? Mia mamma mi guarda e dice, ma va, vieni qua, ti do un bacino sulla bua e ti passa tutto. I bambini adesso sono dei rincoglioniti, appena c'è una sbucciatura, ahia, la mamma come il papà, il dottor House in sala operatoria. Sono dei rincoglioniti, qua volevo l'applauso, qua. Vogliamo parlare di bullismo? Ai miei tempi il bullismo non c'era, perché se io mi permettevo di fare quello che ha fatto quel ragazzo davanti al professore, tornavo a casa, mio padre, guardavo il crocefisso e gli diceva al palestinese, scendi, e mi metteva a me. Prendevo una nota. Stavo chiuso 5 giorni in box, da solo. Adesso i bambini, sono ciccione, mi prendono in giro. Quando ero ciccione io, anche a me mi prendevo in giro. Me li mangiavo. E non li cagavo per 3 giorni, così imparavano. I bambini per mangiare adesso hanno bisogno dell'iPhone 10. Guardano Netflix. Netflix. Sei abbonato a Netflix? Noi avevamo l'Allegro Chirurgo. Gli toglievi l'ossicino, suonava il naso. Un giorno gli ho tolto la clavicola, lui mi ha guardato e mi ha detto, sì, ma senza pile sono capaci tutti. Vado a prendere mia figlia, c'è il figlio di un mio amico. Cosa prendi per merenda? Ma io vorrei un kebab. Ma che cazzo è il kebab? L'unico animale che nasce già con un palo d'acciaio nel culo, appoggiato così. Noi avevamo pane, burro, zucchero e marmellata. Ogni tanto 2 cucchiaini di Nutella, non di più, se no veniva l'acetone. Ancora oggi non so che cazzo è l'acetone. Per i bambini adesso arriva l'estate, ci sono le zanzare, devi areare bene l'ambiente, metti la piastrina all'eucalipto della Norvegia inferiore che fa respirare il broncheolo e l'alveolo. Quando eravamo piccolini noi, luce accesa, ciabatta di pelle del papà, impugnata dalla parte del tacco perché era in sughero, era la più rigida, sul muro c'erano i morti della sera prima. Signora, al mattino, se si sveglia che il bambino ci ha prurito, c'è il prodotto della Netflix che fa passare il prurito. Io mi svegliavo al mattino, avevo 80/200 punture di zanzare. Mia mamma mi adagiava sul tavolo in cucina, prendeva il cacciavite a stella. Mi doveva fare la croce di San Pancrazio.
Il bagnetto i bambini lo fanno tutti i giorni. Noi solo il sabato. Dopo scaccia pensieri sulla TV svizzera. Tutti nella stessa vasca. Partiva mio padre per fare la schiuma col Vim e lo spazzolone. Rosetta, dentro mia mamma. Nonna! Rocky, scale il condominio, tutti dentro. Toccava a me, mi sembra di essere alle terme di Saturnia. C'era un metro e mezzo di terra così. Noi genitori oggi abbiamo un dialogo con i nostri figli. Forse un bene. Mio padre lo incontravo ogni tanto al pomeriggio, alle 3 del pomeriggio, nel corridoio, passava e mi faceva: beato a te che non capisci un cazzo, finito, il discorso era finito. O se no mi diceva: te do 2 schiaffi alla volta finché non diventano dispari. Dicevo: come cazzo fa? Mia figlia a 13 anni sta diventando adolescente, me ne accorgo giorno per giorno perché muta. Noi maschi diventavamo adolescenti dalla notte quando andavi a dormire al mattino quando ti svegliavi, in quelle 8 ore. Io andavo a letto, ancora avevo la vocina. Ciao papà, ciao mamma, sono l'anima della famiglia, sono il bambino per bene. Verso le 9:30 l'atmosfera a casa mia era tutte le sere più o meno questa. Dalla cucina sentivi: presenta la... Dopo mezz'ora andavo di là e dicevo: mamma, papà, sono pronto per affrontare la notte. Mia mamma era una cattolica, prima di andare a letto bisognava dire le preghiere. Mi metteva la mano sulla testa e mi diceva: e nel percorso della notte verrai protetto dall'arcangelo Gabriele. E come dicevano i farisei, dalla lettera dei Corinzi. E io: ancora sti cazzo di Corinzi che mi scrivono una lettera a me tutte le sere. Neanche li conosco io. Sono stato anche dal custode, gli ho detto: c'è qualcuno che si chiama Corinzi nel condominio? No, allora perché continuano a scrivere? Mi accorgevo che stavo diventando adolescente il mattino, appena sveglio. Pigiama a forma di tenda canadese. Andavo a dare una controllata tirando giù il pigiama, un gatto, mai visto. Sentivo che avevo cambiato la voce parlando con mio padre. Ciao papà, c'è la figa, il whisky, la sigaretta. Mio padre: è arrivato il demonio. Marco, mi facevo dalle 2 alle 19 pippe al giorno. Consecutivamente avevo delle occhiaie e mi sembrava, mi cercava il WWF di Mompracem. Bastava vedessi in lontananza un collante nero con la scarpa col tacco, mi chiudevo. Non ci si poteva chiudere in bagno. Un giorno mia mamma ha aperto la porta di colpo e mi fa: cosa fai? Ho del prurito. E ti gratti così veloce? Il prurito è mio e vado alla velocità che voglio io. Aspettavo il sabato sera, c'era Fantastico 6 con Pippo Baudo e la Raffaella Carrà. Verso le 11 la Raffaella Carrà usciva per l'assolo, metteva il body con le calze nere, usciva, faceva tanti auguri. E io: un giorno ho accompagnato mio padre in banca, c'è stata una rapina, 2 col collante nero in testa. Marco, i ragazzi adesso sono fortunati perché ci sono le MILF. Ai nostri tempi c'erano le vecchie. Ci si incontrava a gruppi di adolescenti, come va? Pieno di vecchie a Milano, le vecchie. Si sentiva l'odore tipo Twilight. Da Sesto San Giovanni a Milano, la vecchia, c'è la vecchia. Ci incontravamo fuori dall'oratorio, c'era uno che se le faceva tutte, un certo Osvaldo. Prima di entrare in oratorio c'era un summit. Come va Osvaldo? Lui ha... è pieno di vecchie con l'esperienza. Quella che ti stai facendo adesso, quanti anni ha lui? Ha 48. Mi ricordo che io gli dissi: cazzo, potrebbe essere tua madre. Lui mi disse: invece è la tua.